Bella a voi tutti, rieccoci. Allora, ho finito di lavorare, sono arrivato a casa e mi tocca lavorare ancora. Adesso è un periodo che va così, ragazzi, c'è un po' di lavoro e quindi bisogna che io mi divido un po' di qua e un po' di là. Adesso ho a mano qui la macchina di mio fratello, è un Passat, e dobbiamo fare un tagliandino, quindi tagliando, cioè, con tutti i quattro filtri solite controllate. Poi c'ha un problema che gli segnala sul cruscotto. Avete presente quello della gomma, no? Cioè, praticamente, che il segno della gomma con il punto esclamativo, che lui dice che basta che tiene premuto il pulsante reset, no, set c'è scritto sopra, e si spegne la spia. Lui dice non si spegne più. Allora ho detto beh, non lo so, perché non mi è mai capitato. Quindi a questo punto qua gli farò la pressione delle gomme e vediamo se sono tutte e quattro uguali, e poi eventualmente, se non si azzera, allora a quel punto lì farò una diagnosi, anche se gliela avrei fatta in tutti i casi, anche perché bisogna cancellare il reset, il servizio dell'olio intendevo, e vado a vedere anche se c'è un errore per quanto riguarda i pneumatici. Quindi a sto punto niente, io incomincio a preparare la macchina, metto il click, ci metto una colonnetta sotto e preparo il tutto, e ci vediamo tra un attimo. Allora, dopo aver alzato la macchina e averla messa in protezione, che gli ho messo una colonnetta, ho già preparato tutto per scaricare l'olio. Nel frattempo ho allentato il filtro dell'olio, che si allenta con una bussola da 32. Ho aperto pian piano perché la macchina è bollente, perché è bollente quindi praticamente è proprio come preferisco io, così mi ustiono le dita, no, nel senso che mi piace scaricarla da caldo, perché così esce bene bene tutto l'olio. Ok, direi che adesso sono pronto, posso andare sotto, magari alzo anche l'asta giusto per. Vabbè, qui c'ho il materiale, c'ho i quattro filtri con il Castrol 530, e andremo a metterci anche un bel additivo. Questo qui, a differenza di quell'additivo che ho messo io, praticamente questo qui lo metti e dura per 10.000 km, quindi, mentre quello che ho messo io praticamente bisogna fare tre pieni. Adesso ve lo dico subito, l'ho letto da qualche parte. Abbatte la produzione di particolato, estrema pulizia del sistema di alimentazione con un solo pieno, da utilizzare direttamente nel serbatoio anche per motori start and stop. Vabbè, l'ho letto, vabbè, comunque l'ha già detto prima, che qui c'è scritto sistema di alimentazione con un solo pieno. Ok, aggiungere direttamente al serbatoio un flacone tratta 40-50 litri di gasolio per una manutenzione ottimale. Ripetere il trattamento ogni 10.000 km. Quindi questo qui è differente da quello che ho messo io. Praticamente lo mettete adesso e poi lo potete mettere fra 10.000 km. Però ovviamente, una volta messo l'additivo, bisogna fare il pieno. A questo punto qui siamo pronti per andare a scaricare l'olio. Quindi a voi vi posiziono qua. Eccolo qua, mi posiziono qua perché il tappo è proprio lì. Allora, con una 19 bussola. Ok, vediamo se viene. Sì, ragazzi, brucia proprio. Vabbè, forse ho esagerato stavolta. Ok, vediamo un po'. Se non mi stiro le dita e se non lo caccio per terra. Allora, ragazzi, se avete notato, ho le cicale anche qui, Oltre al lavoro ce l'ho anche qui. Se brucia. Ok, vabbè, è inutile che vi dico che l'olio è nero, perché tanto nei diesel è sempre nero.
No, a me mi fa ridere quelle persone che dicono: "Mamma mia, ho scaricato l'olio. Era nero, nero, nero." Ma nei diesel è nero. Anche se lo mettete nuovo. Anche appena messo nuovo, subito si diventa nero. Ok. Adesso abbasso la vettura, la metto in piano, quindi tiro via la colonnetta, la abbasso e facciamo le altre cose. Adesso andiamo a svitare il filtro dell'aria. Ok, allora la chiave mi è rimasta qua giù, ma dopo prendiamo la calamita e la prendiamo. Il filtro dell'aria, non è messo proprio, non è messo tanto tanto bene, ma neanche tanto brutto. Se non erro, questo qui gli ho fatto fare, secondo me, quasi 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 30.000 km questo filtro, perché anche a mio fratello gli dico quella cosa lì, e lui dice: "Vince, la macchina è qui, fai quello che vuoi." Quindi anche con lui io mi alterno. Quindi l'altra volta è stato falso soltanto un olio e filtro olio, e stavolta gli facciamo tutto. Vi dirò di più: siccome che adesso tra un po' andiamo in ferie, allora lui mi ha detto: "Vince, ma io non mi ricordo quando ho cambiato l'olio." Io ho detto: "Vabbè, anche se non ti ricordi non è un problema, perché te lo ricorda lei." Dico: "Scusa, ma ti è uscito il servizio?" E fa: "No." E dico: "Allora si vede che è ancora presto." Dopo un giorno mi chiama e fa: "Oh, si è accesa la spia." È ora. Allora ho detto: "Beh, dai, ti prendo tutto." Così gli ho preso tutti i filtri e gli facciamo il lavoro. Ok, adesso gli do una soffiata qua dentro e montiamo il filtro nuovo. Dopo aver montato il filtro dell'aria, andiamo a smontare il filtro del gasolio. Per quanto riguarda questo filtro del gasolio, è facile, non c'è bisogno di fare movimenti strani. In che senso? Che è talmente comodo che, essendo un filtro a bicchiere, si può anche decidere di riempire se magari qualcuno ha del gasolio, così per evitare che accade un avviamento lungo, ecco. Però si può fare anche con il VAG. Oppure, secondo me, anche con un altro tipo di diagnosi. Allora, andiamo a staccare il beccuccio da qua dentro. Man mano che tiro su il filtro, sento scendere giù il gasolio, quindi dal filtro va giù nel bicchiere. Ma giustamente non posso stare qui. Quindi, appena vedo che magari cala un po', ho subito qui un recipiente da metterlo dentro. Ok, all'interno si potrebbe notare anche se ci sono tracce, o almeno bolle di acqua, gocce di acqua, scusate. Basta magari dare un'occhiata dentro, ma a quanto pare sembra che non c'è niente. Adesso prendo una luce e ci guardiamo meglio.
Allora, a me sembra anche bello. Adesso vi faccio vedere anche voi. Non vedo nessuna traccia di acqua oppure pezzi di qualcosa. Sembrerebbe anche bello questo gasolio. Adesso io con una siringa mi aspiro tutto. Con la siringa aspiro tutto e così ci prepariamo con il nuovo filtro e poi magari facciamo il riempimento con il bug. Ma ripeto, si potrebbe anche fare il riempimento con, se magari voi avete un mezzo litro di gasolio, lo potete mettere tranquillamente. Allora, pezzi di carta qui. Ok, adesso ne prendo un altro. Intanto tiriamo via la guarnizione vecchia, l'O-ring suo, questo qua, che c'è il nuovo, in teoria ci dovrebbe essere, visto che ultimamente abbiamo sempre delle sorprese, che nei filtri manca sempre la roba. Allora, altra carta pulita. Ok, perfetto. Qui abbiamo il filtro nuovo, anche questo qui c'è un verso ma non si può sbagliare. Ok, qui c'è la sua gommina nuova, andiamo a mettere prima qua sotto qui. Perfetto. Allora, per chi me lo chiede, che a volte mi chiedono: Vincenzo, ma che filtro è buono? Vincenzo, ma quale devo mettere? Allora, se voi fate caso, sotto qui c'è scritto UFI, giusto per dirne una, visto che magari qualcuno dice: ah, io vado a comprare solo i ricambi originali Volkswagen, ecco, e poi dentro qui c'è scritto UFI. Allora, a questo punto, dopo aver pulito bene 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 dentro, andiamo a mettere il filtro giù. Ecco qua. E poi bisogna rimettere nella posizione esatta questa, la sua flangia sopra. Ecco qua. Magari fate un po' così, destra e sinistra, e lo spingete giù. Ecco qua. Praticamente è andato già al suo posto. Poi ovviamente, quando andremo a fare l'avviamento, bisogna dare un'occhiata qui, perché può anche capitare che il gommino magari si è pizzicato e quindi perde. Quindi se vi trovate in questa situazione, magari non buttate via l'O-ring vecchio, che può sempre tornare utile. Diciamo che è difficile che capita, però ragazzi, nella vita capita di tutto. Allora, cerchiamo di stringere un po' a croce, ma tanto era già giù. Perfetto. Dopo aver cambiato anche il filtro e il gasolio, io direi che possiamo andare sotto la macchina e andiamo a chiudere il tappo. Allora, adesso andiamo a chiudere anche il tappo qui della coppa dell'olio, perché ha già finito di sgocciolare. Ok.
Allora, mettiamo la dinamometrica. Dopo aver stretto il tappo dell'olio, richiudo di nuovo qua sotto, tiro via la coronetta e abbasso la macchina. Adesso andiamo a cambiare il filtro dell'olio. Per il filtro dell'olio abbiamo la solita gommina, il solito O-ring. Allora, c'è qualcuno che mi ha chiesto se bisogna lavare qua dentro. Io gli ho detto di no. Ecco qua, non c'è bisogno andare a lavare qua dentro, si perde solo del tempo. Perché a sto punto qua, se tu pensi di andare a lavare qua dentro, allora a quel punto devi andare a smontare anche la coppa dell'olio e andare a pulire anche dentro. Ecco qua. Per mettere il filtro basta soltanto spingerlo giù, che ci sono questi dentini che va a incastrarsi in questo tondo che vedete qui in fondo. Ecco qua, praticamente è già andato. Vi ricordo che va stretto a 25 newton. Allora, vediamo, lo avviciniamo con la chiave. Ecco qua, finché non si blocca. E poi gli diamo il colpo con la dinamometrica. E vi ricordo sempre che sto tirando a 25 newton. E dopo aver stretto il filtro dell'olio, metto dentro l'olio e ci vediamo per la sostituzione del filtro del clima. Per cambiare questo filtro clima praticamente è una passeggiata. Andiamo a svitare queste vitine in plastica per tirar via questa copertura spugnosa. Ecco qua, una volta tirata via questa, praticamente abbiamo subito il filtro clima che è qui. Basta scarrellare indietro e poi tirare in basso. Allora, questo qui è la plastichina dove si va a agganciare dentro lì dove c'è il filtro, e qui dentro qui c'è subito il filtro. Ecco qua, direi che è bello sporco. E qui abbiamo subito quello nuovo. Ovviamente non ci si può sbagliare perché ha un verso, guardate, è fatto per così e poi scende a una questa leggera discesa. Praticamente al contrario non può andare. Bene, andiamo a posizionarlo, lo spingiamo dentro. Ovviamente un'altra cosa che vi volevo far vedere, sotto al filtro clima ha queste feritoie, praticamente serve perché quando poi andremo a mettere la plastichina dentro, praticamente la plastichina sotto ha questi gancetti che vanno dentro a questi buchi, e una volta poi che sono dentro si va a fare questo movimento qui, quindi si scarrella per chiudere la plastica. Quindi noi andiamo a infilarlo dentro, olè, un po' a destra, un po' a sinistra. Ecco qua, è già in posizione. Una volta messo sulla plastica in questa posizione, non ci resta nient'altro che scarrellare, prendere la sua spugnetta, che anche questa qua ha un verso e non vi potete sbagliare,
la infilate qui sotto qui. Olè. Praticamente qui sotto qui c'è una plastica nera e la spugnetta deve andare proprio sotto quella plastica nera, praticamente dove c'è anche qui la luce di cortesia. Qui ci sono dei buchi che bisogna far uscire queste bocchette qui di aria. Una volta in posizione si dovrebbe trovare anche il buco dove c'è il filetto per metterci le plastichine che abbiamo tolto all'inizio. Se magari non c'è, fate in modo di maniera di farle capitare, magari spostando un po' la spugnetta fino a sentire col tatto del dito che c'è il filetto. Quindi l'altra vite era qua, ecco qua, e c'è. Olè. Avete visto che era una passeggiata? Perfetto. Sì, siamo arrivati che dobbiamo mettere l'additivo nel serbatoio. Come vi dicevo prima, questo tipo di additivo praticamente funziona in 10.000 km, quindi praticamente lo mettiamo adesso e poi dopo questo qui ha un'azione di 10.000 km, quindi passati 10.000 km si può mettere un altro di questi qua, a differenza del mio che praticamente quello lì più o meno è ogni tre piene, ecco. Ok, dopo aver agitato bene 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 bene, andiamo a tirare via il tappino, andiamo a togliere la sua chiusura. Ok, e andiamo a mettere nel serbatoio. Ovviamente sono già rimasto d'accordo con mio fratello che dopo che io gli do la macchina lui va a fare il pieno. Vi ricordo che questo qui è anche per motori start and stop. Ovviamente ragazzi, nelle descrizioni del video vi lascio tutti i link per acquistare questo tagliando, quindi chi ha questo tipo di macchina con questo codice motore trovate tutto per acquistare i filtri. Direi che siamo arrivati alla fine anche di questo video. Mi manca pochissimo, praticamente devo fare la targhetta dell'olio, faccio un giro per controllare tutte le luci, faccio un giro in strada e poi dopo consegno la macchina a mio fratello. Quindi ragazzi, io vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, mettete un bel like, attivate la campanellina e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.